Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, vi è mai capitato di stare su Instagram così casualmente scrollare, guardare tutte le foto, eccetera, e vedere foto di ragazze, ma anche di ragazzi, che sono assolutamente perfetti. Non hanno un difetto, il loro corpo è perfetto, la loro pelle è perfetta, non hanno pori, non hanno brufoli, non hanno nessun tipo di imperfezione. E tu sei lì che ti senti un po' una schifezza, che dici, cavolo, io non sarò mai così perché loro sono così e io no. Ok, in questo video vi dirò perché loro sono così e perché invece voi non potrete mai essere come loro. Come sapete, sono su YouTube da 11 anni, ormai più di 11 anni, e su Instagram praticamente da quando ho aperto. Quindi anch'io tecnicamente sono un influencer, anche se non impazzisco per questo nome, però lo sono anch'io, è il mio lavoro. E nonostante io sappia esattamente che cosa c'è dietro ogni scatto che vedo su Instagram, psicologicamente anche per me a volte è difficile vedere queste foto perfette che mi fanno sentire meno carina, meno bella di loro. E appunto, e questo mi capita nonostante io sappia esattamente tutto quello che c'è dietro. Quindi posso solo immaginare qualcuno che non è dell'ambiente e che non ha la minima idea di che cosa ci sia dietro ad uno scatto che noi postiamo su Instagram, posso solo immaginare come può far sentire questo. E quindi volevo fare questo video perché è giusto, visto che siamo umani, è giusto sembrare umani ed è giusto che si veda che siamo umani ed è giusto che si vedano anche le nostre imperfezioni. Ragione numero uno, ragazzi, è l'illuminazione. Noi abbiamo sempre beauty filters, luci professionali, diffusori. Io in questo momento sono davanti ad una finestra super super illuminata e ho il beauty filter on. Se invece filmo la sera ho le luci fortissime sparaflashate in faccia, che sono appunto diffuse e che fanno un effetto pelle perfetta, che ovviamente in realtà non ho. Certo, mi prendo cura della mia pelle e le voglio bene, quindi spero che insomma sia più sana possibile, però non prendiamoci in giro, non è perfetta, tutti abbiamo pori dilatati, tutti abbiamo cicatrici, tutti abbiamo brufoli, tutti abbiamo imperfezioni sul nostro viso perché siamo umani. Se non le avessimo, saremmo degli alieni stranissimi. Quindi fidatevi che tutte le influencer, tutte le youtuber, tutte le modelle che voi vedete su Instagram sono come voi, normali, hanno tutte queste stesse imperfezioni, cellulite, smagliature, tutte, tutte, tutte quante. Quindi, prima cosa, illuminazione, ragazzi. Se non siete un fotografo o non fate l'influencer, la modella, eccetera, non avete la minima idea di quanta differenza possa fare l'illuminazione, ok? Noi lo sappiamo benissimo perché se l'illuminazione non è decente, non accendiamo la videocamera. Per quanto mi riguarda, almeno so che anche per tanti tantissime mie colleghe youtuber è così, a parte quando filmo i vlog che sono proprio giornate praticamente unedited, quindi vi faccio vedere tutto quanto, la mia pelle sfigatissima la mattina, occhi gonfi, occhiaie, quindi nei miei vlog potete vedere veramente al 100% come sono fatta. Però per quanto riguarda il resto dei video e specialmente le foto su Instagram, se l'illuminazione non è ottima, non le scatto, non accendo la videocamera, anche perché poi non si vede magari il trucco che vi voglio far vedere, non si vedono le cose che vi voglio far vedere, i dettagli, qualsiasi cosa. Quindi l'illuminazione è sicuramente una cosa che frega tantissimo. Io vedo tante ragazze molto molto belle su Instagram che però non sanno come fare foto e quindi questa cosa le penalizza tantissimo. Ma non che sia un problema, è solo per farvi capire che uno, e adesso vi spiegherò gli altri quali sono, però uno dei trucchetti che noi utilizziamo è proprio l'illuminazione, ragazzi, e fidatevi, credetemi, cambia tantissimo. Adesso scatteremo due foto, una davanti alla finestra e una semplicemente girandomi con la luce dietro di me e vi farò vedere la differenza.
E già solo da queste due foto si può vedere tantissimo, tantissimo la differenza, perché la luce ti toglie le ombre, rende la pelle più levigata, fa effetto airbrush, quindi non si vedono le rughe, le rughette, i pori, eccetera. Ma è anche il fatto che sono comunque sempre un po' distante dalla videocamera, perché ovviamente se mi avvicino potete vedere brufoli, cicatrici, rughette, ok? Potete vedere di tutto e di più, quindi anche qui c'è un brufoletto, brufoletto, pori, ok? Qui ho una cicatrice, brufoli, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa che frega tantissimo sono gli angoli, le angolazioni dalle quali vengono fatte le fotografie. Tutte le influencer, tutte le modelle, tutte noi conosciamo perfettamente i nostri angoli, il nostro profilo migliore, come fare, cioè, quando vedete le foto di quelle ragazze che sembra che abbiano una vita sottilissima e poi un sedere così che praticamente esplode all'infuori, ok? Quello è perché sanno benissimo quali sono i loro angoli giusti e come mettersi in posa. Ad esempio, per la stragrande maggioranza delle persone, il lato sinistro, quindi il loro profilo sinistro, è il loro profilo migliore e io sono tra questi. E quindi quando mi metto in posa, già automaticamente, proprio perché faccio questo lavoro da più di 11 anni, quando sono davanti alla videocamera, più che altro alla fotocamera, quando faccio foto per Instagram, in videocamera non ci faccio tanto caso, però quando faccio foto per Instagram tendo sempre, adesso che ve l'ho detto, probabilmente lo noterete sul mio profilo Instagram, sono sempre un pochino appunto a nascondere, cioè nascondo sempre un pochino il profilo destro che non è il mio profilo migliore per far vedere di più appunto il profilo sinistro. Abbiamo tutta la nostra posa e se andate a vedere su Instagram il 99% delle influencer le vedete spesso e volentieri in pose simili. Perché? Perché conosciamo i nostri angoli, le nostre angolazioni, i nostri profili buoni e appunto non solo per quanto riguarda il viso, ma per quanto riguarda il corpo è la stessa identica cosa. Dipende, cambia tantissimo il modo in cui posate. C'è infatti un account Instagram che si chiama CelebFace che vi fa vedere appunto, mette accanto foto di celebrities con e senza Photoshop oppure mette foto di celebrities che hanno postato loro affiancate a quelle fatte dai paparazzi e potete vedere, la differenza gigantesca in questo. Non che ci sia nulla di male, perché io non voglio giudicare e assolutamente io sono la prima che lo fa, perché nessuno vuole avere un feed Instagram, ok, con le foto più brutte che ha. Tutti vogliamo avere un feed Instagram con le foto più belle che abbiamo. È normale, è naturale, siamo fatti così. Però appunto è importante sapere che cosa c'è dietro in modo da non buttare giù la nostra autostima, perché vi posso assicurare che se tu che mi stai guardando in questo momento e scrolli Instagram e ti senti meno bella delle altre, se tu avessi il fotografo che hanno loro, i programmi di post-produzione, non solo Photoshop, che hanno loro, ok? Se tu conoscessi benissimo i tuoi angoli, avessi un makeup artist, che sa truccarti alla perfezione, le foto, le tue foto sarebbero esattamente fighe come quelle che vedi su Instagram, ve lo posso assicurare. E questo mi porta appunto ad un altro fattore molto importante, è la post-produzione, quindi Photoshop, FaceUp, ci sono tantissime, Facetune, ci sono tantissime app che noi influencer utilizziamo per ottenere la foto perfetta. Io personalmente non sono capace di utilizzare Photoshop, non lo so, pronuncio, non so farci nulla, però uso sempre per le mie foto, quasi sempre, FaceUp, che usa l'intelligenza artificiale per migliorare le tue foto, quindi magari ti alza un po' il sopracciglio, ti fa un pochino effetto airbrush. FaceUp illumina anche tantissimo il viso, ci sono dei filtri che ti cambiano proprio i connotati, cerco di non usare quelli che ti cambiano i connotati, ma ci sono filtri appunto che riescono a darti un'illuminazione che ti fa sembrare più bella perché appunto ti tolgono le ombre, eccetera, eccetera. Quindi non sono mai quelle che vedete foto che l'influencer si fa, tac, anche se le vedete, ok, scattate nel bagno
voi pensate, ok, ha fatto questa foto così nello specchio del bagno e l'ha postata. No, assolutamente no, e scusatemi l'enfasi con cui lo dico, ma mi scrivete in tante dicendo io mi sento meno carina, io mi sento meno bella, non seguo più quella persona, perché non dovete sentirvi così, dovete sapere già da prima che quelle foto sono studiate nei minimi dettagli, ragazzi, appunto con l'illuminazione, gli angoli che loro sanno quali sono i migliori, noi lo sappiamo come metterci in posa, perché il nostro lavoro lo facciamo da tanto 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 tempo, ci vuole tanta 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 pratica, e poi appunto c'è la post produzione. Ma non solo, una cosa che non ho menzionato qui è il numero esagerato di fotografie che noi facciamo per poi postarne una, due, ok? Ogni volta che voi vedete una foto, e parlo per me, ma so che è così per tutte le influencer, ogni volta che voi vedete una mia foto postata su Instagram, significa che nella camera roll del telefono, ok, nella gallery, io ne ho altre 80, tutte molto simili, in cui cambio soltanto un poco, poco, poco la mia posa, ok? Perché faccio così? Perché per avere una foto perfetta, che non sarà mai perfetta, la foto perfetta, ok? È così, cioè è strano da dire, ma è così in questo mondo. Per avere la foto perfetta ne fai 80, ne fai 50, ne fai 120 e scrolli, scrolli, scrolli. Per quanto mi riguarda vedo tutte brutte, 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 e poi ce ne sono un paio che dici... ok, queste non sono, cioè sono meno peggio delle altre, almeno io sono molto autocritica, quindi dico, ok, queste sono meno peggio delle altre, ma poi vai a lavorarci su, modifichi l'illuminazione, metti face up, eccetera, vi farò vedere una mia foto, anzi, quella che ho fatto poco fa con l'illuminazione davanti alla finestra, ve la metterò anche con face up e senza face up, così potete vedere la differenza. E face up è un'app che usiamo praticamente tutti, ok? Se non tutti, il 90% degli influencer usano face up, o peggio, photoshoppano tutto quanto. Io, per quanto mi riguarda, non posto mai foto che metto sul computer per poi andare a photoshoppare, per poi rimandarle sul cellulare per poi postarle su Instagram. Direttamente, appunto, faccio la modifica con face up e le carico. Però, e comunque è una bella modifica, eh? Quindi calcolate sempre, sempre, sempre anche questo. Anche se la foto vi sembra che sia stata fatta così a letto appena sveglia e l'ha posto, credetemi, non è assolutamente così. Quindi, se lo avete già capito, e penso che lo abbiate già capito a questo punto del video, perché non potrete mai essere come gli influencer? Perché neanche gli influencer sono come gli influencer nella realtà, lo capite? Questo è il discorso. Non potrete mai essere come loro, perché loro stessi non assomigliano a loro stessi sui social. Io ho visto, e non voglio fare nomi perché anche per me è così, potrebbero dirlo anche loro per me, ok? Io non voglio giudicare gli altri, giudico prima me stessa, che ho tanto lavoro da fare, poi in caso, ok? Però per dire... tutti noi, quando ci vediamo dal vivo, siamo diversi rispetto ad Instagram, ma è normale, perché appunto il nostro lavoro è cerchiamo di avere foto più belle possibili, ok? Perché come vi dicevo prima, nessuno vuole mettere le foto più brutte possibili, ok? Si potrebbe anche fare, volendo, potremmo lanciare questa moda, ragazzi, però in linea generale non è così, vogliamo tutti avere le foto più belle, e quindi chi lo fa per mestiere e ha, a volte non è il mio caso, ma ha un team di persone che lavorano su questo, potete immaginare il risultato. Quindi è importante non buttare giù la nostra autostima, perché non potremo mai essere come le influencer, perché come vi ho appena spiegato non sono neanche loro come loro stesse sui social, ok? Ed è importante capire che quelle foto sono frutto di tanto tanto lavoro. Quando vi dico, ragazzi, c'è tanto lavoro dietro ai contenuti che posto, che postiamo, sono seria, nel senso che prima di postare una foto su Instagram ci sono ore di lavoro dietro. Ad esempio, tu esci, ok? Non puoi scattare una foto subito. Prima, allora, a parte devi calcolare l'orario. Se non calcoli l'orario, più o meno devi vedere un attimino com'è l'illuminazione. Io sono...
quando esco e sono all'aperto e voglio farmi scattare una foto, devo, a parte santa pazienza chi me le scatta, perché ogni volta è veramente, me ne fanno 700.000 appunto, ma prima io sono lì che faccio un giro a 360 gradi per vedere qual è l'illuminazione migliore, proprio perché appunto cambia tantissimo. Poi devi fare 150 foto e al massimo ne scegli una, poi c'è tutta la parte di post-produzione. Poi ci sono le temperature, la saturazione, l'esposizione, ci sono un sacco di cose. E poi la foto viene caricata quasi mai nello stesso giorno in cui la scatto, perché appunto ci sono tante ore, di lavoro dietro uno scatto che può sembrare perfetto. Quindi la prossima volta che siete lì a scrollare Instagram e trovate foto di influencer bellissime o influencer maschi anche bellissimi, ok? Ricordatevi che hanno dietro tutto un ambaradan di lavoro quelle foto ed è per questo che sembrano perfette, perché in realtà quell'influencer non è così. Quindi vi prego, non sentitevi meno belle, meno intelligenti, meno carine di nessuno. Stesso discorso per la cellulite, ragazzi, in quelle foto non si vede mai la cellulite, ma ce l'abbiamo tutti. È presente tipo nel 90% delle donne, ok? Quindi vi prego, la prossima volta ricordatevi quello che vi ho detto in questo video e non sentitevi mai inferiori a nessuno, per nessun motivo a questo mondo, né estetico né altro. Anche le influencer hanno le loro insicurezze, anche le influencer si vedono brutte, anche se abbiamo una foto bellissima appena postata, eccetera. Quando la guardiamo e rispondiamo ai commenti, magari siamo in pigiamate, struccate, con mille brufoli, cellulite, capelli magari un po', non lo so, oleosi, tutti raccolti in uno scignone improbabile, ok? Siamo tutti, tutti umani, anche quelli che vediamo su Instagram che ci sembrano dei, non lo so, dei divi pazzeschi che arrivano da un'altra dimensione. Siamo tutti umani, abbiamo tutti le stesse imperfezioni, solo che alcuni sono molto bravi a nasconderlo sui social, ok? Questo è quanto per il video di oggi. Fatemi sapere se avete mai avuto questa sensazione, appunto, scrollando i social, di essere meno belli, meno carini, meno, non lo so, ricevo talmente tanti messaggi a riguardo che ho voluto farci un video perché secondo me è molto molto importante e dovremmo tutti cercare di modificare un pochino meno le nostre fotografie e io sono la prima a dire mea culpa. Il problema è che sentiamo tutti questa pressione di avere un feed bello, di avere delle foto belle, specialmente se è il nostro lavoro, però ci tenevo a fare questo video perché è importante che si sappia che cosa c'è dietro, tutti i trucchetti che ci sono dietro, perché ci sono tanti e fidatevi, sono quelli che fanno la differenza. Perché appunto, se andate a vedere questi siti dove ci sono foto senza modifiche e le foto con le modifiche, sembrano due persone diverse. Quindi questo è quanto per il video di oggi. Aspetto i vostri commenti e spero che vi sia piaciuto. Se ne volete altri, ne farò altri del genere. Quindi vi mando un bacio enorme, ragazzi, e come sempre venite che vi abbraccio forte, 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 forte. Io vi aspetto domani, sempre alle 17:30, puntuali qua su YouTube. Ciao!